Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Tocco morbido. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Sulla fascia, in profondità. Ha spazio sulla fascia. Prova la giocata di Fino. Grande movimento nello spazio. Cerca attraverso. C'è il colpo di testa! Il colpo di testa da dimenticare. Orsolini. Riceve il passaggio. Può concludere. Un signor gol. Un gol splendido di potenza e precisione. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. E passa. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. La mette in avanti. Lungo passaggio in avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Gioca una palla lunga. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Riceve la palla. Occhio al tiro. E c'è il gol. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Che classe. La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Ci prova di testa. Le squadre lottano per il possesso del pallone. E il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. C'è la palla lunga, in avanti. Ducouré. Ottimo il fraseggio. Scatta verso il pallone. Ducouré sul pallone. Da lì può concludere. Qui deve tirare. Eccola la rete. Un 1-2 veramente da KO. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. 3-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. E trova il compagno. Under. Intervento davvero deciso. Under. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Se ne va. Rimane il portiere da battere. Ci prova. Ha segnato.
e vedremo se questa volta da loro la forza mentale per credere nell'impresa. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Prova a prolungare in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Orsolini. Locatelli. La gioca a sinistra. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Under. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Può andare al tiro, ci prova. Prova ancora. Insacca le spalle del portiere. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Orsolini, ottimo pallone in profondità. Vediamo se può capitalizzare. Allunga, in verticale. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. Difesa in difficoltà, visto il numero dei gol di questo primo tempo. Certamente non sono mancati errori ed emozioni. Iniziano i secondi 45 minuti. Sulla fascia, è libero. Sta studiando qual è la migliore opzione. Mantengono la pressione e conquistano un buon calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto. Cross verso il centro. Walker Peters. Hanno già riconquistato palla. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Orsolini. Chance per tirare. Il pallone è dentro. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. E loro è un dominio assoluto. È libero di creare pericolo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Si libera la grande. Ottimo salvataggio. Gol, non sbaglia. E adesso sta diventando un'umiliazione. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. I rapporti di forza sono chiari al momento.
Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Under! Prova la soluzione in fascia. Può cercare il taglio in mezzo. La mette in mezzo. Spazza via. Prova con la palla lunga. Orsolini. Cerca l'uomo là davanti. A sinistra con il passaggio. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Decide di sfruttare la fascia. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in aria. E si difendono con... Ecco il tiro! Palo! È fuori gioco. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Palla in profondità per il compagno. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Locatelli. Orsolini. Occhio, può andare. Va via di forza. Grande intervento, vale come un gol. Ed è autogol. Da qui anche sfortuna, può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. La gioca in profondità. Che entrata dura! Under sceglie tocco corto, la gioca all'indietro. Bella apertura. Orsolini. Ducouré. Il suo pallone è morbido. Passaggio intercettato. Allontana il pericolo. Si riparte con un fallo laterale. Pessina. Intercetta il passaggio, pericolo. Alla peggio nello scontro di forza. Orsolini. C'è il dai e vai. Riceve in aria. Prova la conclusione. E c'è il palo. Scodella in avanti. È in ottima posizione. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a verticalizzare. Mostrano un buon controllo del gioco. Locatelli. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Locatelli. Palla nello spazio, attenzione. Attenzione! Cerca il tiro. Under decide di battere corto.
Ducouré sul pallone. Riceve un pallone interessante. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ricky Pucci. Under. E passa. Colpisce il pallone. E c'è la rete. Non si sono fatti impietosire dalla giornata no degli avversari. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Prova a giocarla in profondità. Tocco preciso. Non c'è molto ancora da giocare, appena due minuti. Walker Peters prova la giocata di misura. Cerca lo spunto. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. Smanaccia, via via il pallone. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Se ne va. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Occasione per far crescere ulteriormente il vantaggio. Deve stare tranquillo adesso e battere calmo dagli 11 metri. Miracolo di Consigli. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione.